tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornato col canale con un video molto richiesto da voi, cioè il video Back to School, cioè il ritorno a scuola. Purtroppo ci dobbiamo svegliare di nuovo alle 7 di mattina con quella cartella che pesa 50 kg e andare verso la scuola. Però l'unica cosa che ci rende felici è appunto il Back to School, quindi noi perdiamoci chiacchiere e pensiamo solo alle cose positive. Allora, iniziamo dalle cose che, diciamo, mi piacciono di più, cioè le cose fondamentali. Allora, come astuccio ho comprato questo qua, si chiama vernice fresca, vabbè, che è colore pastello. Poi vi spiegherò perché ho fatto quasi tutto pastello, ho fatto una linea pastella. Sarà pastella? Sarà un back to school super pastelloso. Allora, questo astuccio che è di gomma, che si porta tantissimo quest'anno, ed è azzurro pastello. All'interno, cioè non è che escono all'interno, l'ho comprato e l'ho messo all'interno. Questo è un temperino che ho ricomprato da Tiger, perché è appunto lo stesso colore, e ho comprato tutte cose sugli stessi colori. Visto che ho scelto cose pastello, ho comprato uno stabilo verde pastello e uno stabilo a penna azzurro pastello. E lo rimetto all'interno, perché l'ho messo tutto così per essere ordinato, tanto le altre cose sono nelle buste, ma vabbè. Poi, rimango tutto qua così per fare scenografia, come diario, ho scelto i Big You, na 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 Big You. Ok, basta con le canzoncine, sennò questa cantina. Gusta? Addio, tanto dopo le altre non mi preoccupate, di essere una di me civile. Allora, ho comprato il diario Big You verde della edizione di Elisa Maino, perché mi piace tanto Elisa Maino, perché c'è la sua firma, c'è qua la sua firma, c'è qua, c'è, non so, in qua, c'è qua. Allora, io l'ho preso colore verde. I colori pastello erano, però della firma Maino, verde, azzurro, rosa e giallo. Io in realtà la volevo azzurro, però non lo trovo da nessuna parte, però anche verde mi piaceva molto, quindi verde. Che comunque è molto bello, mi piace davvero tantissimo. Poi all'interno esce, se riesco ad aprire molto velocemente, questo libricino. Non vi faccio vedere bene perché sennò il video dura un'eternità. Così, con tutti gli stickers all'interno, ne sono tantissimi e sono tutti scelti da Elisa Maino. E dentro c'è anche un altro libretto che ora non vi faccio vedere perché sennò mi scoccio, perché non serve a niente. È un libretto in cui dice tipo gli hashtag, anzi hashtag scuola, hashtag non mi ricordo cosa. Ora passiamo avanti, un'altra busta. Ho fatto cadere tutto, va bene. Allora, in questo mega bustone ho comprato tantissime cose. Allora, più il materiale scolastico proprio. Allora, ho comprato questo kit di colle, ne sono tantissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colle sticker, per dire, devi incollare tutto. Sono della linea di Hotel Transilvania, quindi su ogni colla ci sta un mostro di Hotel Transilvania. Poi ho comprato questi evidenziatori pastello, perché ho comprato prima quelli là, poi alla fine li ho comprati tutti. Sono della Calamark e sono tutti colori pastello. Sono giallo, tipo corallo, lilla, verde, azzurro e viola. Dove l'ho visto lilla? Questo è fucsia, cioè rosa, vabbè. E sono bellissimi per la mia collezione pastello. Quindi mettiamo tutte le cose pastello di qua, dai. Poi ho comprato questa colla che non è proprio per scuola, però niente, è bella. È una colla che poi faremo uno slime in futuro. Poi ho comprato questo astuccio che a me piace davvero tanto, oltre a quello, sì vabbè, mi piaceva anche questo. È un astuccio a forma di cellulare. Guardate, a forma di iPhone, con precisione. No, ma boh, penso iPhone. Guardate, è tutto bianco. Praticamente all'interno esce una penna nera, una penna blu, una penna rossa, una matita, un temperino e una gomma. Ed ecco qua, ed è qua, sono tutte le applicazioni esterne. Mi piace davvero tanto per portare un po' di tecnologia a scuola. Poi ho comprato, aiuto, delle gommine che sono super carine. Questa è praticamente una padellina, vedete? Una padellina con all'interno tutte le gomme a forma di verdurine. Ed è bellissima. Allora, faccio delle cose molto velocemente perché ho altre quattro cose da farvi vedere, cioè intanto buste. Poi ho comprato questi tre correttori della UU, perché devo correggere ogni errore. Poi questi scotch super colorati per decorare il mio diario, i miei quaderni e tutto.
super colorati, sono di tutti i colori. Poi 3 miliardi di penne, ma va bene. Citofoni, campanelli, yeah, non sono io se non suona qualcosa in casa mia. Andiamo ad aprire. Yeah. Eccomi, sono tornata tra voi. E qui ritorniamo. Ho comprato delle penne, due penne Bic blu, una rossa perché alcune già le avevo, una cancellina perché può sempre servire, non si sa mai. Queste due invece dei puffi mi piacevano soprattutto perché sono colore pastello, appunto. E una è verde pastello e ha vicino uno skateboard. E una è gialla pastello e ha un puffo vicino. Lo skateboard è buono quando tipo tu non hai niente da fare, lo fai così. Yeah! Yeah! E non lo fate perché poi arriva il professore e dice perché fai questo invece di studiare. Vabbè, passiamo avanti. Poi... ah vabbè, dalla Nutella ve lo voglio far vedere perché niente, ve lo voglio far dire. Sono uscite tutte queste etichette colorate, vedete? Sono al contrario, ma vabbè. Della Nutella, vedete? Sono tutte etichette. E io sono davvero tanto con queste. Le metterò sui quaderni, o no, sui libri meglio. Poi ho comprato dei quaderni, ora passiamo ai quaderni. Dai. Ah, sotto c'erano altre matite e altre cose. Vabbè, le faccio vedere prima queste. Allora, la busta la appoggiamo qua se non vola. È volata lo stesso. Allora, ho comprato due matite della Staedtler 2H. Ecco, l'altra penna rossa, mi ricordavo che ce n'era un'altra. E poi queste quattro matite pastello. Quante volte dirò pastello? Scrivetelo nei commenti. Ecco qua, sono con i cagnolini bellissimi. Guardate, non si vedranno mai, però sono... perché vi aprite? Vabbè, rosa, giallo, verde e azzurro. E mi piacciono davvero tanto, soprattutto perché hanno i cagnolini. Aspetta, voglio vedere se si vedono. Guardate. Sono bellissime. Poi i quaderni. Allora, c'è questo quaderno che mi piace davvero tanto, con i trucchi. Tipo è una palette da trucco. Dice palette, vero? Vabbè. Tutti i trucchi, ci sono i pennelli, matite e tutto. Poi questi qua sono rotondi, cioè, guarda, sono rotondi. Poi c'è questo qua che è un succo d'arancia, orange juice, e ha una scimmia che mi piaceva, la scimmia molto. E infine le patatine, no, infine no, niente, infine le patatine che sono la vita, perfette, che sono ai... perché fate questi gusti di patatine, capperi e rosmarino? Non le inventate, vi prego, almeno a me non piacciono. E poi questo qua che è cioccolato e arancia, tipo, guardate, ed è una barretta di cioccolato. Poi i quaderni li appoggiamo di qua, guardiamo la nostra pila di quaderni che si formerà in futuro. Poi, ah, voglio far vedere questo camioncino, praticamente lo faccio vedere molto velocemente. In un negozio che sono andata, praticamente mi hanno dato questo omaggio che mi piace tantissimo perché è un camioncino per la scuola, guardate, è un bus. Io pensavo che all'interno ci fossero cose per la scuola, in effetti sono cose per la scuola, però gnammi gnammi sono, sono cose gnammi gnammi. Allora, all'interno sono usciti, ma vi spiego. Ecco il contenuto, tipo le mystery box. Appena l'ho aperto era veramente così. Esce un succo di frutta a forma di cane, che è bellissimo, vabbè. Poi due biscotti Doria, sono tipo delle merendine che vi volete portare a scuola. Un chupa chups, dei fazzoletti che proprio dovete servire, delle caramelle frittella, degli grissini tipo al mais. E l'unica cosa che non si può portare a scuola che è il caffè Lavazza. Yeah! Non faccio pubblicità, però lo devo dire perché è inutile. Cioè, per i miei genitori serve tanto. E infine c'è un'altra cosa che è indispensabile, praticamente della banca. È una pezzetta per pulire lo schermo del cellulare, che serve perché lo schermo deve avere una bella pulita. E niente, questo era il mio camoncino, ve lo volevo far vedere. Passiamo ad altri quaderni, perché ho comprato tanti quaderni. Yeah. Ok, questo è molto volente. Allora, la appunto qua e da di caccia. Allora, ho comprato questo quaderno un colore azzurro, perché azzurro, avete capito, è inutile che ve lo faccio vedere sempre. E qua c'è la copertina trasparente, come questo qua, blu. Poi ho comprato due quaderni della Swipe, che già volevo comprare l'anno scorso, ma alla fine non li ho comprati. E ne è uno verde fosforescente e uno senza fosforescente, come la mia cameretta, solo che non sono fosforescenti. Li mettiamo tutti qua perché man mano so che si formerà una fila. Un'altra busta. E guardiamo ancora altri quaderni.
Io amo i quaderni perché hanno tutte fantasie diverse, più belle. Poi ho comprato questi quaderni che mi piacciono davvero tanto come guida. Allora, questi qua praticamente sono tre gelatini. E questo qua sono davvero molto pucciosi, gli trovano tutti i cuoricini e sono carinissimi. Questo qua, aia! Questo qua della danza, questo street dance che è davvero bellissimo e anche dietro è bello perché pratico danza. Infatti ne ho comprato anche un altro che mi piace ancora di più ed è questo qua, perché praticamente fa vedere due stili di vita, uno sportivo, uno cioè, tipo che c'ha le punte e uno così, è il tutù ed è bellissimo, anche dietro è bello. Piccioni! Questo qua che mi fa davvero ridere. I quaderni non so se sono finiti, quindi non vi dico niente. Sicuramente ne ho comprati meno dell'anno scorso, perché mi ricordo che la pila arrivava tipo qua e io la guardavo così. Allora, questo quaderno è una battuta e di c'è un troll face e dice: non sono in ritardo, mi faccio desiderare. Sì certo, sono in ritardo invece. Allora, passiamo avanti, abbiamo ancora altre buste. Allora, tantissime cose, ho delle etichette adesive, molto sì, sono delle etichette adesive molto semplici, queste due gomme, guardate, cioè con le fasce molto carine. Mettiamo tutta quella roba, tanto questo qui che ho ricomprato perché mi piacciono tantissimo, li vendono ancora. L'anno scorso ne ho presi alcuni simili se non sbaglio, però non sono sicura. Questo qua lo userò per gli avvisi perché è più stretto, guardate. Ed è bellissimo perché guardate tutto. Guardate. E ne ho preso anche un altro glitterato così. Però questo è più grande, in modo che si può anche scrivere normalmente. Sono bellissimi. Allora, i quaderni continuiamo a mettere qua perché devo vedere quanti ne sono, perché devo farlo sempre. Questo righello che ho occupato da Tiger. Però anche altri acquisti da Tiger che farò un altro video a parte. Ed è un righello a forma di scarpa. All'inizio pensavo fosse un aeroplano, non mi chiedete come, ma è una scarpa. Poi, allora, ho comprato degli evidenziatori classici, cioè viola, arancione, giallo, verde, azzurro. Poi, questa penna che ho comprato da Tiger, che è un coniglietto. Guardate, ce n'è anche un'altra, solo che l'altra già l'ho messa in uso ed era, non mi ricordo. Poi questa gomma della Pelican, questa qui che è bella, era carina, è una paperella con il volà ed è un lucidalabbra, non vi altro, se no mi sporco tutte le mani. E poi questi qua che sono tipo dei portafogli, finito tutto da qua. Sono tipo dei portafogli che ho comprato alla Disney, porta schede, cose, ma tipo fare le ricerche. Sono di Topolino, c'è questo qua. Con Topolino vedete che se lo muovo, spero che si vede, cambia l'occhio. E io sono scritto Oh Boy. E vedi qua di lato si aprono ventole, bufere, registro all'esterno perché tra poco dovremmo registrare per forza all'interno perché farà freddo, così. E poi ce n'è un'altra che pure è bellissima, con tutti i topolini, e questa qua fatta tutta a fumetti, ovviamente sempre stile topolino, c'è la M, lo Mikey Mouse, e le appoggio qua perché mi scotto di sistemarle, tanto dopo dovrò fare lo zaino perché tra pochi giorni si torna da scuola. Poi pesa tantissimo, altri quaderni. Questo mi piacciono davvero tantissimo, ma non dico più di questi, però perché si avviano tutte il diario, lo stuccio e tutto, perché questa marca, che non so che marca è, ha fatto la linea dei quaderni pastello, quindi ora ve li apro anche perché ve li voglio far vedere bene, con qualche penna, in qualche modo, le forbici, ecco cosa mi mancava, le forbici. Ce l'ho fatta. Allora, apriamo. E un pacco di quaderni dovrebbero essere 10 se non sbaglio. Allora, ce n'è uno rosa pastello, uno azzurro pastello, no, sì, azzurro,
poi questo rosa, quello era verde comunque, verde, questo uno giallo e un altro azzurro, e poi sotto continuano con, aspetta perché io devo contare i quaderni quindi ve li faccio vedere lo stesso, e all'interno ne escono ovviamente, ne escono due per colore, quindi in automatico ne esce un altro rosa. Ah, ma qua ce n'è un altro, tipo lilla, no, non c'era. Bene, lilla, rosa, verde, giallo e azzurro. Ah, quindi ce n'è uno in più, cioè il viola. Ho forse di ripassare, non l'ho visto, ma vabbè. Alleluia, le carte volano. Che bello. Ho finito tutto e ora contiamo tutti i quaderni. Contiamo. Allora, contiamo, mi piace contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 quaderni. Che poi alla fine ne esce sempre qualcuno in più perché il giorno mio fai, ma è bello questo, però penso che quest'anno no perché ne ho davvero parecchie. E quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Volevo dire che lo zaino non lo comprerò perché ho quello che mi sono fatta regalare a Natale dell'avanzo nero. E quindi niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!